So this is Christmas, and what have you done? Another year over. Voglio anche portarvi l'augurio di buone feste e che il Signore, che è nato povero e umile, ci insegni e ci doni più umiltà, perché il mondo ha bisogno di tanta umiltà. Allora camminiamo insieme, quando ci sono problemi mi piacerebbe anche poterli conoscere per poter dire una parola, prendermi bene quando è il caso. Ripeto, i nostri locali sono sempre a disposizione per qualunque attività buona, ben e santa, voi vogliate compiere, va bene? Non la tiro per le lunghe, perché la bella cena ci aspetta. Auguri, e il Signore tutti ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Viva Gesù Bambino! Un'esperienza che ha concesso a tanti giovani e famiglie straniere di vivere una serata non a servizio ma servita. Un momento per stare semplicemente insieme. Quindi la serata di questa sera è un momento, come si dice in quell'articolo, di stare semplicemente insieme, passare assieme alle comunità rumene che quest'anno hanno avuto magari il piacere di stare assieme ai propri cari in Romania, quindi alle famiglie bisognose che non hanno avuto il piacere di fare quelle grandi tavolate. Ecco, questo incontro di stasera è proprio mira a questo, stare insieme tra la comunità rumena e la Caritas e noi tutte le istituzioni. Auguriamoci che questo incontro si ripeta nel futuro. Insieme, iniziativa promossa, ideata dalla Caritas, anche la provincia partecipa a questa iniziativa. Consigliere Avarello, cosa mi dice al riguardo? Ma io devo dire che con soddisfazione quello che è successo l'anno scorso. L'anno scorso abbiamo fatto questa serata assieme alla comunità rumena, alle famiglie bisognose del Ravanusa. È stato un grande successo, quest'anno l'abbiamo voluto ripetere grazie al contributo della provincia di Agrigento attraverso l'intervento del sottoscritto. Abbiamo voluto realizzare questo incontro fra la comunità rumena e le famiglie bisognose di Ravanusa, quindi è un momento per stare insieme, un momento che si sta svolgendo nel periodo natalizio. Noi sappiamo che molte rumene non hanno la possibilità di trascorrere insieme il Santo Natale alle proprie famiglie, e quindi perché si trovano a centinaia e centinaia e migliaia di chilometri di distanza. Ecco, questo vuole essere un momento di incontro fra la comunità rumena e le famiglie bisognose che magari non hanno avuto la possibilità di fare delle cene assieme ai propri familiari. Questo incontro fra comunità rumena e ravanusana ha dato un grande successo l'anno scorso, lo sta dando questa sera e penso che lo ripeteremo anche nel futuro. Dove si deve puntare per far aprire dei dialoghi tra comunità rumena e comunità locale? Io penso che questo momento di incontro, di vicinanza anche alla comunità rumena, assieme a noi, assieme ad amministratori, responsabili di varie istituzioni, dobbiamo farle sentire come i nostri fratelli, non dobbiamo, ormai fanno parte della comunità europea, anche loro
dobbiamo integrarle nella nostra comunità, devono essere partecipi, devono essere come noi, quindi lo scopo di questa iniziativa era appunto di farle sentire a proprio agio, quindi avere il calore umano, avere il colore della comunità ravanusana. La ringraziamo per essere stati con noi. Speriamo che il prossimo anno ripeteremo l'iniziativa visto il successo che ha avuto in questi anni. Grazie. Gesù, il vero Natale chi lo dà? Lo dà Gesù. Però noi siamo un po' speciali, siamo infiltrati. Lo sapete che combiniamo noi? Dobbiamo convincere il regno dei Babbi Natale a fare un servizio. Questi sono Babbi Natale speciali. Porteranno le letterine e i desideri di tutti voi a Gesù. Faranno un servizio. Li abbiamo convertiti, quest'anno ci siamo riusciti. Avete capito che sto dicendo? Chi è il Natale? Chi è il Natale vero? Gesù. Noi siamo solo quelli che facciamo un servizio. Siamo dei postini. Portiamo i vostri desideri a Gesù. E Lui li realizzerà tutti, tutti, tutti. Vice Sindaco Mosu, buonasera, benvenuto tra di noi. Questa sera è una cena insieme promossa dalla Caritas. E anche il comune è presente, lei come persona, cosa ne pensa di questa serata, come si sta svolgendo secondo lei? E noi purtroppo, per quello che la televisione per ora ci propinano, ci parlano del Natale, ma il vero Natale è quello di questa sera, il Natale vicino ai poveri, ai bisognosi, a chi non ha niente. E anche se una cena non risolve i problemi, però una serata piena di affetto, di vicinanza, di solidarietà può riempire il cuore e dare la speranza a tutti. E c'è anche una certa presenza di comunità rumena questa sera. Che dialogo si può aprire con queste persone e soprattutto su che cosa si ci può basare? Principalmente diciamo che il dialogo è per gli altri, tra virgolette, cioè chi viene dall'esterno e chi dovrebbe trovare la solidarietà dell'accoglienza. Quindi se non lo facciamo noi, amministrazione, proprio con lo straniero, inteso come una persona distante, e se non lo facciamo sentire a casa sua, non è più Natale. E quindi si propone verso di loro proprio l'accoglienza, la benevolenza di una comunità che si vuole aprire al bene della stessa comunità. Ok, va bene? Ok, grazie. Prego. Mattias, anche lei presente questa sera a questo evento, cosa ne pensa? È stato un bel pensiero radunare le due comunità insieme, dato che questo tempo è un tempo di incontro, di gioia, è un tempo di amore, quindi è giusto che ci conosciamo, vediamo le tradizioni di un popolo e dell'altro, così possiamo lavorare bene insieme per l'integrazione di questa comunità rumena a Ravanusa e non solo. Ecco, secondo lei l'integrazione su che cosa si dovrebbe basare?
su tre pilastri grandi: fede, lavoro e amore. Un saluto a tutta la comunità. Un saluto a tutta la comunità cristiana e non solo, mi scusate. E questo, auguro un buon Natale, un buon anno e speriamo che il Figlio di Dio, che è nato con tanta umiltà nella grotta di Betlemme, possa radunarci insieme a essere un solo gregge e un solo pastore. Grazie Padre Mattia. Buon Natale!